Il 33 turno di Lega Pro Girone C andato in scena nello scorso weekend ha certificato il distacco della capolista Bari dalle sue dirette inseguitrici. Gara complicata per i galletti sul campo del fanalino di coda vibonese. Autrice di una grande partita. A Regalare la vittoria è stato Scavone subentrato dalla panchina al minuto 82 con un diagonale sinistro che non ha lasciato scampo all'estremo difensore Calabro. Prima inseguitrice del Bari è il Catanzaro di Mr. Vivarini che liquida la pratica Turris con il più classico dei risultati. Partita iniziata con un'ora di ritardo per casi di positività tra i campani, è stato necessario attendere il giro di tamponi. Vantaggio dopo soltanto 40 secondi con Van de Put che brucia Perina. Il gol della tranquillità. Arriva poco dopo con Pietro Iemmello al secondo gol consecutivo dopo quello di Messina. Pari beffa per l'Avellino che è stato raggiunto al 92esimo dal Messina, Campani che la sbloccano con il capitano Aloy. bravo a concludere una grande azione di Oliver Kluglet con un piazzato sul secondo palo. Nei minuti di recupero Silvestri l'ha fatta grossa perdendo il pallone che Busatto ha servito a Piovaccari per il definitivo 1-1. Nel posticipo sconfitta in attesa per la quarta forza del campionato Virtus Francavilla contro il Picerno decisiva la rete di Parigi messa a segno al minuto 88 per l'ex giocatore del Campobasso terzo gol in campionato pareggio in rimonta per il Palermo di Mister Baldini contro il Potenza i Lucani si portano sul doppio vantaggio grazie alla volée dell'attaccante Romero al ventottesimo del primo tempo nella ripresa è Cupone con un destro clamoroso sul secondo palo a raddoppiare il Potenza dopo aver sprecato il Tris, subisce la rimonta dei Rosanero. Decisivo l'ingresso di Soleri che prima accorcia le distanze al 79 e poi si procura il rigore trasformato da Brunori. 18 gol stagionale per lui per il definitivo pareggio. Il Foggia ha strapazzato a domicilio il Catania. Primo tempo già archiviato con ben 5 gol. Apre Merola con un colpo di testa dopo soli 21 secondi. Il raddoppio grazie a Curcio con un sinistro chirurgico dai 30 metri. Il Triss è servito dall'attaccante argentino Ferrante con un bolide su punizione. Ancora su piazzato questa volta è Peterman a realizzare il 4-0. Chiude il primo tempo Merola sempre di testa. Nella ripresa il gol della bandiera per gli Etneaims Segno da Greco. Il neopromosso Monterosi ha archiviato la pratica salvezza con un netto 3 0 ai danni della Juve Stabia. Mattatore del match il bomber Costantino, autore di una tripletta rispettivamente al tredicesimo e al 34 del primo tempo e al 68 del, della ripresa. Primi due gol da opportunista per Costantino, mentre di testa il gol che chiude la gara. La Fidelissandre ha fatto suo lo scontro diretto contro la Paganese, accorciando in classifica proprio sui campani. Decisivo il rigore messo a segno da Urso dopo 22 minuti di gioco. Nel secondo tempo i pugliesi sono rimasti in 10 per l'espulsione di Gaeta, ma si sono difesi con ordine, portando a caso un importante successo. Ricordiamo che Monopoli Taranto è stata rinviata per casi di positività nel gruppo squadra Tarantino. Addirittura ben 14 tesserati fermati ai box dal Covid.